Buongiorno cucciolini, io e Anastasia siamo appena usciti da scuola e dove stiamo andando, Ani? Al Luna Park. Oggi faremo un video dove andiamo al Luna Park e proveremo un po' di giostre e non vedo l'ora. Ci vediamo dopo, ciao! Allora bimbe, siamo arrivate, ma siete contente? Eh? Oggi non piove, ieri diluviava e quindi oggi siamo uscite a venire a fare un giretto, speriamo che non siano bagnate. Volete fare merenda? C'è qualcuno che no. Ha fame? Sì. Ci sono le ciambellone qui, buone. Io me lo mangio subito. Andiamo, dai, andiamo a fare merenda. Che vuoi? Quel mega ciambellone che c'è lì? Sì. Che profumo, a te non va? No? Lo mangiamo insieme? O preferisci qualcos'altro? Non hai fame? Non vuoi far merenda? Anastasia sì. Ah però, ma è una ciambella più grossa di te, amore! È buona? Se te l'avessi comprata io per far colazione la mattina mi avresti detto di no. Invece adesso ne hai per sì che puoi assaggiare. Com'è? Buona? C'è di positivo che a quest'ora non c'è nessuno, eh? Ci sono pochissime persone e ce lo godiamo per bene. Vediamo anche tutte le giostre che ci sono, che di solito non si vedono. Volevo venire oggi perché sono molto stanca, però avete fatto bene, brave. Desideravi proprio così tanto questa ciambella? Te invece non la volevi. È buona. È un po' buona. Eravamo in macchina, vedevo questo, vedevo la ciambella che c'è. C'è l'immagine. Ho detto, mamma, voglio quella. Amore, te la stai proprio gustando. Beh, merenda finita e là c'è il treno fantasma. Andiamo sul treno. Qual è? Quello della, penso sia quello della casa. Sai delle che streghe. Cosa voglio fare io? Gli occhiali 3D. Il cinema. Gli occhiali 3D che tu vedi tutto 3D. È il cinema. No, no? Però non è un film. Vabbè, poi vediamo. Siete pronte? Mi raccomando. Io tengo Anastasia, la non avere paura. Io non posso entrare perché da due posti. Io tengo la faccia. Ah, sono separate. Ok. Andate, prego. Posso entrare, andate voi! Thank you.
bellissimo, vedo, eh? Come vi è sembrato questo? Bagnato. Ti sei bagnata? Io voglio fare... È arrivato papà? E io voglio fare quello dei fantasmi. No, dai, vieni con me. Madonna, devi guardare. Non avere paura, è un gioco. Pronta? No, lascia pure lì appoggiato. Lascialo appoggiato. Ti ricordi come si fa? La mira? Brava. Vediamo se sei ancora una cecchina come si deve. Bravissima. Ci sei, la luce c'è. Bravissima. Vale. Vanessa sta tentando il mirino. Non so se si vede. E tu cosa hai scelto? Il power bank, brava amore, quello è bello. Vuoi andare sul calcio in culo? Va bene. No. Questo si chiama calcio in culo, sai? Non è una parolaccia. Dov'è quello là? Quello dei bimbi piccoli è questo, dove c'è il codino da prendere. Facciamo gli autoscontri. Volete fare gli autoscontri? Qual è che vuoi fare? Quello dove prendi il codino. È questo. Non è che vai in alto. No, quello che gira. Sì. Adesso andiamo a casa, Vane, perché si sta facendo buio e devi studiare, come al solito, due pagine di storia, va bene? Dai, vi siete divertite un pochino? Sì. Un pomeriggio alternativo dopo scuola. Poi ci torniamo, magari, vediamo. Se fate le brave, se tu vieni con me nel trenino fantasma. Aspetta, dare una partita 3, se vuoi farlo, fallo. Due partita 5. Super timolone, stanno arrivando, vediamo chi vince. Avete vinto, bravi! Stavi per vincere sullo scivolo, poi papà ti ha raggiunta e ti ha superata. Sarà il peso maggiore che l'ha portato alla fine, al traguardo prima di te. Comunque dai, vi siete divertite? Sì. Qual è stata la giostra che vi è piaciuta di più? Questa. Quella delle streghe. Quella che non ho fatto io, vero? No, l'altra. Ah sì, quella che in cui c'ero anch'io? Oh. Sì. E te quale? Quello dei... Anche a me quella, però di questa. Allora, di più quella, ma anche questa. Questa qua dove hai vinto la Barbie? Sì, perché quella dove devi prendere il codino, non l'ha fatto prendere. Ma sì, infatti, non l'ha fatto neanche scendere il codino. Che senso ha avuto? Sì. Sapevamo non andavamo. Voi... perché siete, eravate solo in due, non c'è nessuno. Quindi... Allora, però poteva tirarlo giù lo stesso. Io l'avrei tirato giù comunque. Anch'io. Perché comunque voi la corsa l'avete pagata. E doveva farlo, ha sbagliato, quindi da lui non andremo più, perché chi sbaglia nella vita paga. Stop, che siamo sulla strada.
Adesso andiamo a casa e tu studi, amore. Sono tornati a casa, hai aperto il gioco. Però è bello, si illumina. Ma ha già perso un braccio? L'ho gettato. Ecco, vabbè, dai, non, insomma, non possiamo aspettarci chissà cosa. Però è bella, non sì, sapevo non... che... Anche la piccolina si illumina? No. Solo la mamma? Te lo riattacco il braccio? O lo lasciamo così? No. Che c'è? Si è rotto ancora? Ma te l'avevo appena messo. Dai, schiaccia, fallo tu. E come si fa? Vai, vai, dai, c'è un buco. Non è che ce ne sono 100, eh. Schiaccia, ma tanto si apre lo... Buono. Mi è rimasta la testa, in mano. Un disastro questa Barbie. Male. Oh, glielo dobbiamo andare a dire alla signora delle giostre, eh? Che abbiamo venduto la Barbie snodabile. Sta mangiando, devi studiare. Guarda che hai due pagine di storia da studiare. E come va la Barbie? Decapitata? Brutta. La testa gliel'hai attaccata? Brutta. È brutta. Vale, studia. Dopo ti interrogo, eh. Ti ho portato le giostre. Sono stata brava, anche se non avevo voglia. Però adesso studiamo, me lo prometti? Basta mangiare, tra un po' è ora di cena, dai, per favore. Tu cosa vuoi? No. Ma prenditene uno. Succede? Non sento caldo. Non ti senti bene? Fammi sentire. Sei un po' caldina. Eh? Un po' calda? Oddio, non sei malata. Non sicuramente alle giostre stasera. Però anche venerdì, quando siete uscite dai pop, eravate un pochino svestite. Io ve lo dico che vi dovete coprire. Ti fa male il dente, ti sta cadendo. Cioè, si muove. Sì, da questo, però. Dove tocca il dente? A Vanessa stanno crescendo i molari invece. Denti dove toccano? Sì, guarda, hai dei denti. Bello. Tu da Draculena. Vane, finisci di studiare che poi ti misuro la febbre, ok? Okay? Mm? Li ho fatti per la prima volta, sono delle frittelline di fiori di zucca. Sono buoni, eh? Vero? Tu come stai? Bene? Sì, Vanessa è andata un attimo in bagno. Sono attenta o questo mi dondola? Ti dondola, amore, ma li devi perdere tutti piano piano. Dammi questo mi dà fastidio, la sedia mi dà fastidio. Ti dà fastidio questo tutto? Questo mi dà fastidio. Ti dà fastidio tutto, insomma, dai, eh? Una serata un po' fastidiosa. Tra poco finiamo la cena. È quello che mi dà più fastidio questo. Va bene. Finiamo la cena, ci andiamo a mettere il pigiamino, ci laviamo i denti. Sono in aereo. Anzi, ci laviamo tutte. E vediamo Vanessa come sta. Speriamo non le venga la febbre. No. Però non possiamo guardare per ascoltare. Dai. Così così. Hai mal di testa? Mm-mm. Andiamo su a misurare la febbre? Ok. Ti vedo un po' rossa, Andiamo su, dai, perché dobbiamo anche andare a dormire. Andiamo. Vale, come stai? Così così? Misuriamo la febbre. Speriamo che tu però non ce l'abbia, anche se secondo me qualcosina c'è. Mi dai la mano, lo giri. Dai, prendilo e mettitelo sotto l'ascella, tra 4 minuti romperlo. E tu cosa stai facendo? Stai leggendo? Ma che bravo, amore. Ho quasi finito. Brava, così lo puoi portare a scuola e la maestra è contenta. Anche domani. Sì, se lo finisci sì. E se no dopo domani. Va bene. Ogni Gesù. Dai, metti, Vane. Adesso aspettiamo 4 minuti, e poi guardiamo quanto ce l'hai. Nuotare bene. Adesso sono passati 4 minuti, puoi toglierlo, fammi vedere, fammi sentire. Nonna, sei bianchissima. 37. 37. Aspetta, 4. 37,4, Vane, ma veramente? Sì, mo prima che lo vedo qua. Aspetta, e che cavolo? No, che 30. Ma no, 37,4 o 37? Ah sì, 37,4. Allora, se hai 37,4 adesso vuol dire che domani c'hai 38. Ma vi ammalate sempre. Poi magari speriamo che stanotte ti passa tutto. Adesso ti do una tachipirina e andiamo a dormire. Di solito l'altra volta avevo 38 la sera e poi al mattino 36. Quindi... Speriamo, perché non puoi perdere assolutamente scuola, ma perché poi dobbiamo recuperare un sacco. Vabbè, dai, ti metto la supposta e andiamo a dormire. Nel frattempo salutiamo i nostri cucciolini perché sono le 10:15 ed è adesso Ani, basta.
Bello, amore. Ani, però adesso non chiudi anche tu. Finiscilo domani perché è veramente tardi, ok? Salutiamo i cucciolini. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao!